sul Monte Pietralata i bambini hanno giocato una esperienza straordinaria di ricerca sensoriale degli gnomi. Ai bambini è stato raccontato che gli gnomi, in quanto timidi, non possono essere visti, non si fanno mai vedere come gnomi, ma tendono a trasformarsi in cose piccole. Quindi i bambini hanno incominciato una loro personale ricerca di questi elementi naturali, piccoli, da un piccolo sasso, una piccola foglia, una piccola screpolatura della corteccia di un albero, a un rumore che hanno sentito, quali segni della presenza degli gnomi. I bambini sono stati all'inizio coinvolti utilizzando uno degli strumenti didattici e psicomotori di PAN di quest'anno, che è appunto questo paracadute psicomotorio. Sono stati catapultati in questo mondo arcobaleno, in questo mondo fantasia, in un clima estremamente positivo, dove bambini e genitori si sono trovati insieme a giocare sia con il paracadute che all'interno del bosco. I bambini sono stati guidati alla scoperta di tutto quello che era piccolo a misura di pollice all'interno del bosco, e quindi ci siamo ritrovati addirittura a camminare in ginocchio tra un albero e l'altro, rimifugiandoci sotto le fronde degli alberi, perché i bambini avevano visto un trono, avevano visto un letto, avevano visto una piccola casa degli gnomi. Come regalo ai bambini è stata data una sorta di tessera, una sorta di passaporto che, se indossato, potevano vedere in qualsiasi altro posto e con gli occhi ormai magici gli gnomi. A tutti voi nel nostro piccolo regno magico benvenuti. A tutti voi i nostri più cari saluti. Noi siamo i famosi gnomi del Furlo e viviamo in questi meravigliosi luoghi da urlo. Siamo allegri, colorati e assai piccolini. Siamo nascosti e trasformati, tutti quanti. Ma abbiamo lasciato per voi tanti giochi affascinanti. Ce lo gnomo pittore! Dai, vieni! Dai, gnometta, attenzione lì! Dammi la bocca! Opla. Gioca con il bosco, cerca e trova chi si è nascosto. Gli gnomi, da veri gran giocherelloni, si nascondono dappertutto come dei veri gran furboni. Sono convinti che nessuno mai li veda, ma un segreto vi svelo e in gran fede. In realtà assumono forme strane, dalle più piccole alle più grossolane. Camminiamo come se fossimo gnomi, però. Altezza di pollice. Cammina, dai, Rebby. Altezza di pollice. Cosa c'è per terra? C'è qualcosa che vi piace? Cosa? Raccoglietela. Nascosti? Ci sono alberi e funghi incantati. Trovateli, guardateli, ma lasciateli lì, dove li avete scovati. Tutti vicino a me? Fate quello che io faccio, mi raccomando, senza problemi. Siamo pronti? Sì. Alza le braccia. Ah, ci siamo stirati. I wanna gonna see! Oh, è l'incantesimo, via! Pollice, andiamo a vedere il nostro cinema fatato. A misura di pollice, rimaniamo lungo la strada, lungo il sentiero.